Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui, mi raccomando, spolliciate. Ebbene, eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, abbiamo assistito a qualcosa di veramente allucinante. Secondo me, abbiamo assistito a veramente ondate immense di franco, di ratti, ragazzi, che hanno praticamente addirittura distrutto la città in cui eravamo. Siamo riusciti quindi poi a raggiungere la barca con tante difficoltà. Vauden è morto e quindi adesso siamo diretti verso Marsiglia e chissà cosa succederà d'ora in avanti. Io veramente, ragazzi, sono molto preoccupata, anche perché comunque diversi di voi continuano ad avvisarmi riguardo il fatto che comunque le cose non faranno tra l'altro che peggiorare, e mi sembra assurdo che ci possa essere qualcosa addirittura peggiore di quello che abbiamo visto fino ad ora. Quindi ci eravamo lasciati esattamente qui l'altra volta. Dobbiamo liberare la barca, quindi vediamo un attimino come fare. Allora, guarda, il y a un tas de débris coincé sous la coque. On les retire? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait simplement? Eh bien, beh, on peut essayer. Prêt? Oui. Oddio, è una parola a spingerla. Manca miseriaccia, che forza. E adesso? Eh certo, tanto nella merda ci ritroviamo sempre noi, ovviamente. Quindi mo' una parola trovo modo per arrivare fino a valle. Detto niente, porca loca. Mannaggia tutto, ragazzi, mannaggia tutto. Davvero non so cosa aspettarmi. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île. Lei è in fissa con quest'isola. Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment? Sì, ma la question c'est où. Il faut qu'on la trouve. Appunto, quello è il punto. Ça m'est égal. Mais toi tu vas devoir choisir ton camp. Aïe aïe aïe. C'est ma magistrat. Come fa a scegliere? Cioè, non può. Poi, regà, una persona si ritrova di fronte a situazioni del genere. Cioè, perché la madre ovviamente comunque non crede a questa cosa dell'isola. Lei crede all'aspetto pratico delle cose, nel senso lo devono guardare quelli dell'ordine. E ok, mentre Emissia ancora nutre questa speranza in quest'isola di cui parla sempre Ugo. Ma il punto è dove, appunto? Cioè, da dove iniziare? Detto niente, porca loca. Robetta voilà. Da poco, eh. Ci siamo? Non so. C'est encore pire vu d'en haut. Cette odeur est insoutenable. Oh. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Sono tutti cadaveri, oh. Mi sono rosso. Amicia, reviens. Sì, 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 ecco. Il y a un chemin qui descend. Faites vite. Oui. Mamma mia. Il est effrayé. Allons-y. Mamma mia, terribile, ragazzi. Oddio, no, te prego. No, non me lo di, non me lo di, non me lo dite, prego. Non me lo di. Ma non è possibile, non è possibile. Oh. Oh. Oh, Cristo. Sì, ma non è possibile. La chance. Sì, diciamo di sì. Dobbiamo dare fuoco a questo, ragazzi. Direi di muoverci, perché non so se brucerà in eterno sto coso, ma è veramente spaventoso tutto questo. Cavacca. C'est un début. On est encerclé. Il y a forcément un moyen. Eh sì. Ces grues. Oui. Si elles peuvent déblayer le passage. E celle-ci ha una manivelle. Okay. On devrait tenter le coup. Vabbè, tanto vale provare. Tanto, cioè, non è che abbiamo molta altra scelta principalmente, quindi vediamo un po'. Ça fonctionne. Ok. La paille bouge. Infatti, questo affare, ragazzi, non brucia di continuo, cioè ha un tempo limitato, quindi bisogna fare in fretta. Ovviamente non si sposterà più. Cazzo. Ne reste pas en place. Il doit y avoir un contrepoids. Je m'occupe de la grue, toi utilise ta fronde. Ok. J'irai de l'autre côté. Bonne chance. Tocca Luca, a te, Lucas. C'est pour toi. D'accord. Minchia, le cose si fanno complicate, ragazzi, eh. Tu as vu ce trou? Sont incapables. Mamma mia, incredibile, infatti. Et ça recommencera si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Ok, più di così non va, eh.
Ma io dovrei arrivare da là. Non lo so, proviamo comunque, ma la vedo dura. Oddio. No, non basta. E infatti vorrei capire cosa fare. Mannaggia tutto. Non posso comunque passare. Da qui non posso andare comunque da nessuna parte. A few moments later. Sapete qual è il guaio, ragazzi? Che io non ho un vasetto. Perché è questo che dovrebbe servirmi adesso per attraversare lì le scale. Quindi non ho la minima idea di cosa fare, sinceramente. A few moments later. Perché scusate, ragazzi, cioè, ma non hanno tenuto in conto che appunto magari qualcuno potesse arrivare qui senza vasi, senza nulla? Non hanno tenuto in conto sta cosa? Com'è possibile? A me sembra veramente assurdo tutto ciò, ragazzi. E di miracolo ho fatto questa cosa adesso, ma... Oui, essaie de bouger la botte de paille vers moi. Je devrais pouvoir l'allumer. Questo è a botta di culo, ragazzi, perché la luce giusto arrivava sulle scale. Quindi semplicemente a botta di culo. Non lo so, sono un po' perplessa, perché comunque dovrebbero tenere appunto in considerazione il fatto che magari uno arriva qui senza vasetti. Tutto qua. Speriamo. E Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi il ressent ça. J'y suis. Ok. Vai, vai, veloce, 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 che non dura in eterno. Allez, on peut continuer. Oui, on arrive, Hugo. Elle est toujours effrayée. Il faut vite que je le rejoigne. Ta mère est spaventato, sì. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Useremo di nuovo la gru. Tra l'altro come dovrei passare da qui, scusate. Ah, devo salire da lì, cioè praticamente devo... Luca, c'est pour toi. Niente. Bien. Devo seguire la gru. Tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit, tu dois choisir ton camp. Sarà un bel casino, ragazzi. Questo sarà un bel casino. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Vai, molla, 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 molla. Vediamo se abbiamo culo, ragazzi. Oddio, corri, Emissia, però, cazzo. Corri, cazzo! No, no, Lucas, che cosa fai? Attrape ça. Frappe le sol avec. Va jusqu'à l'escalier. C'est quoi, ça? Vite, ça durera pas. Arrête, wow. Wow. Merci. Pure sta cosa è figa. Ah, ça. Il m'en faudra plus. Pensa a ramasser d'autres. E maintenant, a moi de te faire passer. Ok. Pure sta cosa è bella, ragazzi. Cioè, ci hanno messo veramente tanti tanti strumenti comunque per fronteggiare sia i nemici umani che i nemici animali, ovviamente. Mi è piaciuta sta cosa. No, elle a l'air de faire tout le tour. Tiens bon, Lucas. Rien de presse. Ok, ma che cosa le devo fare? Perché ruota così tanto? Ok, forse mi conviene colpirla al momento giusto. Ok, ma la devo seguire io? Cazzo, corri. Ok. Adesso lo trovo qualcosa per farti arrivare qua, non ti preoccupare. Allora, gli posso passare un bastoncino, un rametto, forse è l'unica cosa che posso fare. Tieni. Ok. Oui. Beau lancer. Belle réception. Ok, dai. Bon. A moi. Signore. Stringi i denti, Lucas, dai. Oui. Puoi farcela, eh. Juste des rats. Sono solo dei franco, che importa? Allora, dai, Lucas. Allez! Ya! Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Lucas, non potevi arrampicarti direttamente qua. Dico, merci. Eh. Une bonne motivation. Ok. C'est la clé. Va bene. Je suis coincé. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe.
Bon, on a une autre botte de paille. J'enflamme et on court. Ok. L'accendo e si corre, signori. Pronti? Via. Via. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci siamo. Allora, qua c'è un banco da lavoro addirittura, ma non so se posso migliorare qualcosa. No, comunque non ho... No, non posso fare assolutamente nulla, va bene così. Questo lo prendiamo, assolutamente. Abbiamo preso dei rottami. E non ci resta che avere le palle di scendere da qui. E di darci anche una mossa, tra l'altro, perché... Allora, non so dove dobbiamo andare, perché bisognerebbe capire dove minchia devo andare prima che si spenga. Meglio darsi... Porca vacca miseria. Mo stava di torniamo su, così ci diamo un attimo uno sguardo in giro e vediamo dove andare di preciso. Allora ragazzi, io devo solo capire di preciso dove minchia dover andare. Aspettate però, perché quello si può aprire. Ecco fatto. Cioè se può aprire, ho aperto qualcosa mi sembra, ma forse Lucas adesso può passare. Probabilmente, proviamo. Ma no. Ok. Vai Lucas, vai! È bello che va! J'adore ton cri! Infatti! Ok. Merci. Ça m'aide à prendre de l'élan. Je crois. Ok, il on est tout proche. Respire. Adesso è. Je sais. Dove andare, appunto? Dovremmo attraversare di là, forse. Se il ramoscello resiste fin lì, non vorrei dire, ma ci possiamo provare. La vedo dura, ragazzi. Speriamo che ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ce sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Godin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Incrociamo le dita, ragazzi, incrociamo le dita, incrociamo le dita, incrociamo le dita, incrociamo le dita. Dai, 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 dai. No! Amicia! È chiaro che non è lì che dobbiamo andare. Bene, me devo rifare tutto? Che palle, cioè, Dio santo, me potevano mettere un salvataggio lì? Dopo essere morta due volte, ragazzi, guardandomi un po' intorno prima di ributtarmi in mezzo ai Franco, ho notato che qui c'è una cosa che forse può risultare utile. Probabilmente. Vediamo un po' cosa c'è qua sopra piuttosto. Che magari è la strada giusta da seguire. Forse mettono il bastoncino lì per depistare un attimo. O comunque serviva forse a Lucas prima. Vediamo un attimo, ragazzi. Tant qu'on monte, on est à l'abri. Ok, infatti, basta salire, questo importa. Quindi guardiamo un attimo qua intorno, vediamo se c'è qualcosa di utile. Lo so che ci stanno aspettando Lucas, però che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo ributtare di nuovo in mezzo ai ratti? Non lo so, dimmi te, Cosa abbiamo qua? Profitons de l'occasion pour les appeler. Ça pourrait réconforter Hugo. Tu penses qu'ils nous entendront? Eh bien, tu peux crier assez fort quand tu veux. Ça dépend de ce qui essaye de me tuer. Alors, on y va ensemble? Attends un peu. Amicia! Il nous a vus. Allons-y. Ah, ok. C'est absurde. On devrait jouer pour s'amuser. Era una cosa sbloccabile. Tant qu'on laisse pas tomber. Jamais. Vabbè, ma qua sopra c'è un modo per procedere. Ora pure questo un modo per depistare. Perché me sa di sì, regà, Me sa che da qua sopra non si continua. Sì, probabilmente, ragazzi, qui c'era solo questa cosa sbloccabile. Quindi ci deve essere un modo, ragazzi, per procedere da qua. Perché appunto non avrebbero messo sti ramoscelli qui così totalmente a caso. Quindi prendiamone uno. Guardiamoci un attimo intorno. Allora, forse piuttosto che andare a destra bisogna andare a sinistra. Ci sarà un modo per arrivare a quel braciere là sotto. Quindi incrociamo le dita. Ok. Infatti, ragazzi, c'era modo di arrivare qua. Perfetto. Quindi possiamo procedere finalmente. Bene, 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 bene. Giusto in tempo. Che meraviglia. Amicia. Oh. J'ai eu peur. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Una catena. Ah, questa, giustamente. Ci pensiamo noi, infatti. Che problema c'è? Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Vediamo un po'.
Ça contrôle un bac. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible sous ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Come ci arriviamo? Bella domanda. Come cacchio ci arrivo lì? A few moments later. Allora, vediamo un attimo. Ecco, immaginavo se può passare di qua. Se può passare di qua, ovviamente. Quindi, cosa abbiamo qui di utile? Amicia, ce chariot è sur le chemin. Se magari tu mi dessi una mano piuttosto che restare bloccato qua. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. In pendenza, non sta fermo, quindi Lucas mi sa che Lucas, dovrai fare qualcosa tu. Naturalmente. Allora? Tu trouves un passage? Il y a un trou là. Je descends. Oh, Seigneur. Oh. Oddio, mezzi cadaveri, 9, prego. Je vais bien. 9, prego. Sors de là. Cristo, che schifo, dai. Cioè, praticamente tutte le malattie del mondo Pardonne se le moi. Sta prendendo in questi istanti. Che schifo, cazzus. Oddio, regà. Che cosa orribile. No. Pitié, veramente, ecco, c'è un morto incastrato. E te piace, e te pareva. Pardonne Mannaggia moi. Tutto. Il faut que je le fasse. Ecco fatto. C'est fait. Essaye encore. Mo dovrebbe funzionare. Sì. Je t'envoie le bac. Oui, pitié. Okay. Reviens. Oui, j'arrive. Ti devo tornare per forza indietro da qua? Aspetta, posso passare da qua direttamente? Suppongo proprio di no. Mi devo rifare per forza tutto il giro in mezzo ai morti. Ah, ok. Meno male. Tu va bien? Che già è stato abbastanza disgustoso così. Prends ton temps. Mamma mia. J'attends ton segnale. Poi tra l'altro i morti, regà, che restano in mezzo all'acqua, per carità di Dio. Désolé, il modo in cui si decompongono. Mais non. Tu n'y es pour rien. Oh, poverino. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'ordre. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île, pas maintenant, Amicia. Ancora. Très bien. Niente, ancora discutono. Non c'è nulla da fare, ca. Bien, il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose? Je cherche. Sto cercando, dammi un attimo. Cioè, sono appena approdata qua sopra. Il y a forcément quelque chose ici. Che cosa ci potrà mai essere di così utile? Forse posso colpire qua? Col cazzo proprio? Questo devo colpire. Ça pourrait marcher. Sì, ma... Sì, se uso la pece siamo proprio a cavallo. Porca miseria. Minchia, ma può ogni volta succedere un disastro, Dio santo. Ça va. J'ai juste failli me faire écraser. Comment elle va revenir? Tutto a posto. La chaîne est partie, mais les pontons aussi. Je vais m'arriver aux écluses du pont. Lucas, tu peux y aller? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention. Oui, come devo fare? Come devo fare adesso? Apri un passaggio per la barca, ma... Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le, au moins. Calme-toi, concentre-toi. Ce l'ha a morte con la madre, ragazzi. C'è sta poco da fare. Fatto sta che... Ok, possiamo passare da qui, ovviamente, dall'esterno. Io non so come andrà a finire tutta sta situazione, perché comunque se la mamma continua a restare sulle sue, e Missia continua a restare sulle sue, a quanto pare Hugo neanche vuole saperne troppo dell'ordine, ragazzi, andiamo veramente de merda, eh. E poi Lucas si ritroverà in mezzo, perché comunque è fedele alla madre, ma... Calme-toi. Tu es bouleversé. Et tu sais pourquoi. Lille... Tu verras ça plus tard. Reste Ripeto, è fedele alla madre, ma comunque vuole troppo bene anche... Sì, ma giralo sto cazzo regarretto, mannaggia tutto. Quindi sarà problematica la situazione, ragazzi, veramente. Bene, andiamo. Bien, une étape franchie. Vediamo un po'. Oh. Lucas! Où es-tu? Mère! Lucas n'est pas avec vous? Non.
Oddio, no. On l'a perdu de vue. Comment? Pure. Qu'est-ce qu'il fabrique? Che me ne devo fare io, mo, di sta piattaforma qua? Ah, se colpisco questo, però. Je devrais pouvoir revenir maintenant. Ok, ma. Passando di qua. Allez, tu peux le faire. C'est rien qu'une autre épine dans le pied. Tanto le spine nel fianco sempre a noi, no? Ah, devo spostare il carretto con la piattaforma. Sveglia, mannaggia la miseria. Devo arrivare sempre a scoppio ritardato. E dai ragazzi, se mi sono creata una scorciatoia. Vieni ici, j'ai besoin de toi. Forza e coraggio ragazzi, ce la possiamo fare a tornare sulla barca? Ma sì, ma certo. Ça devrait marcher. Ok. Perfetto, quindi tornando indietro e riattivando allons-y. La gru. Bien, trouvé une île. Comment tu vas faire ça? Niente. Peut-être en demandant à Joseph. Discrètement. È un pensiero che non si toglie dalla testa, ragazzi. È proprio diventata un'ossessione per lei. Ok, ecco fatto, finalmente. Ce l'abbiamo fatta? Dai, è tutta. Ma Lucas che fine ha fatto, tra l'altro? C'est pas vrai. Oh no, les hommes d'Arnaud. Ne le touchez pas. Oddio, non mi dite. Si riprende le tipe per mirare con la balestra. Premiere F per scoccare. Lucas, est-ce que ça va? Ok. Je tremble comme une feuille. Merci. Il y a trop de rats. Je ne peux pas vous rejoindre. Amicia, dégage-lui un passage. Comment? Fixe de lignifère sur la pointe de tes carreaux. Vise un morceau de bois. Comme ça, il va continuer à rouler. Con la balestra. Compris. Lucas, je te dirai quand la voie sera libre. Compris. Oddio, sarà un bel casino. Merci. Ça ira. Contro un elemento di legno per creare una... Ah, una sorgente di fiamme permanente. Ok. Je commence à voir un chemin. Ok, ci siamo allora. C'est bon. Tu peux venir. Fatto. Oui. Bravo. Avanti tutta. J'arrive. Dai. Est-ce que ça va? Oui. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Ah. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Vite! Oh oh. Vas-y. Essaie! Ça sent pas bon! Ok, c'est à riparo quand on mire. Bello, 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 eh. Quelqu'un doit couvrir Joseph. Ne sois pas stupide. Piano. Vous occupez pas de moi. Cazzo, vai piano. Oui, d'accord. Promis. Dai. Cache-toi. On va s'en sortir. Tac. Minchia, che mira che c'ha, Emicia. Au suivant. Etta! Bastardo maledetto! Oh cazzo! E mo sono guai, ragazzi! Il può sortir d'ici! E mo? Ah! Subito! Subito! Perfetto! Oh, oh. Però nel frattempo dobbiamo fare fuori questi altri bastardi! Ok, ah! Non ci prova! E non rompe i maroni, ma... Ok, aia. Aia. Aspetta però, se c'è la pece... Posso dare fuoco alla pece? Dai. Ok, bello, 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 bello. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Aspetta. E via un po' a poco. Avanti tutta. C'è una armée. Boom, bitch. Prendi moi e tu les autres.
incazzata nera, ragazzi, eh. Incazzatissimo. On sort de la gorge, le courant devient plus fort. Restez à la barre, je m'en occupe. Bon travail, mademoiselle. Cette arbalète est faite pour toi. Non ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Joseph est mort. Ne sortez pas. Protégez Hugo. No, regà, dai, mi stava simpatico. Le uno per mirare con la balestra. Ok, con questa adesso sì, ragazzi, eh. Ok. Mira però, cazzo. Ah, non c'ho più colpi. La cazzo regenialata. Non avevo visto di poter scendere qua davanti. Ok, non ci resta che praticamente andare avanti, ragazzi, mi sembra di capire, eh. Ok. Prendiamo tutti i dardi che possiamo prendere, ovviamente. Ok, te pia poco, grazie. Ovviamente ci mette un attimo per ricaricare. E sto bastardo, però, non c'ho dardi. No, 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 che muoio di nuovo. Te pareva, porco zio. Mannaggia la miseria, mannaggia, oh. Niente, devo far fuori prima sto cazzo d'arciere di merda. Perché se no non mi crea che problemi, raga. Ok, almeno così sono veramente armata. Cioè, per assurdo. Non c'ho colpi. Ah, eccolo. Ce l'ho. Ehi. Oui, venez, je vais vous montrer. Non ne ho più e sto per morire. Non ne ho più e sto per morire. Cioè, mo, però, a parte tutto, veramente, cioè, ne arrivano sempre a frotte. Come cazzo dovrei fare? Niente, gli arcieri in primis devo far fuori, raga. Ecco, e mo so cazzi. Mo so cazzi, racacà. È possibile, ma posso usare la fionda a sto punto delle cose. Scusa, vaffanculo. Mannaggia santa. Oui, libérez le bateau. Coupez les cordes. Mamma mia, raga, che ansia di vive. Veramente che ansia di vive. Mo taglia le corde. Come le taglio le corde? Visto che da lì non posso fare niente, immagino che ci sarà un modo per salire da qua. Perché le corde sono legate all'albero in alto. Infatti. Ok. Avanti tutta, forza e coraggio, ce la possiamo fare. Coraggio e missia, dai. No, mamma mia, quanto è coraggiosa sta ragazza. Passi vita. Ecco qua. Qu'est-ce che tu vas faire maintenant? No. Non posso affrontarlo, ragazzi, non posso fare nulla. Voyons comment tu te bats contre un guerrier en armée. Se te pare facile. Cazzo, muoviti. Che veloce il bastardo. È veloce il bastardo. Io non posso fargli assolutamente nulla. Dai. T'arrête pas. Mi viene a prendere, pezzo di merda. Sì. Certo, guarda, giustissimo. Resto calmo. Ok. Minchia, de male in peggio, raga, veramente di male in peggio, Ok, ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita. Io direi che oggi non abbiamo visto granché, però comunque la situazione sembra appunto sempre, ragazzi, peggiorare. Cioè non ci sono attimi di respiro comunque questo gioco, perché ci sta sempre qualcosa che te deve far venire l'ansia. O si tratta dei ratti, o si tratta di qualcuno che c'è vicino che non torna insieme a noi, quindi non sappiamo che fine ha fatto. Se possa trattare anche dei nemici, se possa trattare di altre situazioni, è veramente
veramente ragazzi un'ansia continua. Ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti ragazzi la giocherina, ciao!